assicurare una sempre maggiore prossimità garantendo vicinanza ai cittadini attraverso controlli mirati come quelli organizzati nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Barletta, che hanno focalizzato l'attenzione in città, nei luoghi della movida in periferia e nel comune di San Ferdinando di Puglia. Il controllo, realizzato attraverso l'impiego congiunto di più pattuglie provenienti anche da Trinitapoli e Margherita di Savoia, ha consentito di pattugliare da un lato le aree più sensibili della zona 167 di Barletta e dall'altro quelle del comune di San Ferdinando di Puglia, con particolare attenzione al controllo dei circoli ricreativi. Durante l'attività i carabinieri hanno identificato oltre 70 persone, controllato 50 autovetture e persone sottoposte agli arresti domiciliari. Eseguite anche 4 perquisizioni personali e veicolari e 2 controlli approfonditi in circoli ricreativi particolarmente frequentati. Al termine del servizio, i militari hanno eseguito 3 segnalazioni alla prefettura per alcune persone trovate in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. I controlli, fanno sapere i militari della compagnia di Barletta, continueranno e vedranno un'intensificazione nel corso dei prossimi fine settimana, anche in vista del periodo dedicato al Carnevale 2023, per garantire maggiore sicurezza e rispetto degli spazi pubblici nel centro cittadino e nei luoghi di aggregazione.